Buongiorno e benvenuti a Fattoria Bistecca. Sono qui per presentarvi il mio progetto di filiera corta. Beh, più filiera corta della mia non esiste. Le pecore molto probabilmente le sentirete durante il video. I foraggi li produciamo noi e il pecorino pure. Andiamo così a creare un unico e vero cerchio. Un ciclo che nasce e cresce all'interno della mia fattoria. Io sono Ilaria e sono la quarta generazione di allevatori in questa azienda agricola. La mia famiglia ha sempre avuto le pecore. Come diceva la mia bisnonna, grazie alla vendita della lana ha cominciato a costruire la casa. E grazie a lei io ho imparato a fare il pecorino. Da qui la mia idea. Abbiamo le pecore, abbiamo il foraggio, mangiano bene, vivono bene, produco pecorino e me la cavavo. Per cui perché non insegnarla ai miei ospiti? E quindi ci divertiamo a fare dei corsi di formaggio di pecorino a tutto tondo. Quindi la visita alle pecore, dove viene spiegato come vivono le pecore, cosa mangiano le pecore, perché per noi è molto importante che il nostro allevamento si nutra dei nostri foraggi, perché così possiamo controllare sia l'alimentazione, ma soprattutto la qualità della produzione del latte. Dopodiché la mungitura e la produzione del pecorino. Ovviamente un pecorino a latte crudo, in quanto noi non andiamo a superare i 35 gradi, e come tutte le meravigliose avventure in fattoria, finiscono con un pranzo tutti insieme dove si assaggiano i prodotti prodotti lo stesso giorno della produzione del formaggio, perché riusciamo ad assaggiare il raviggiolo, che qui da noi è un prodotto tipico, e la ricotta, mentre i pecorini vengono da una stagionatura minima di 15 giorni a una stagionatura massima di circa un anno e mezzo. È un'avventura unica, è un ciclo chiuso, è la vita in fattoria.